Purtroppo per me, io sono quello del piano di sotto e io non so più come difendermi dalla sua fragorosa vita notturna. Ce la faccio vedere io la violazione di domicilio, va? Va, va, va. Adesso va, che va. Sta cercando? Il numero del 113. Provi a fare 113. Lei perché torna sempre a quest'ora? Perché lavora in ospedale, al reparto fratture. E se fratturano solo de notte? Queste le mettete in corsia per rallegrare i pazienti. Io nasco grecista. Ah, straniero? Scrivo per la TV e per il cinema. A me mi sarebbe sempre piaciuto fare il teatro. E con questa dizione così pulita, perché non ha tendacio? Domenica, se ho del tempo libero, preferisco andare a una mostra. Bravo. Ciparmi di arte. Candischi va via, io Candischi prima che va via lo devo vedere. E faccia venire lui qui. A chi? Sto Scandischi. E ogni volta che apre bocca muore uno scrittore nel mondo. Ma come? Ha la comodità in casa e va a buttare i soldi fuori? Questo di segnale non le è arrivato. Il più bello, che sto cercando di rispettarla. Ucori, lei lavi sicco. Ce lo apri anche sicco, ma come quasi tutta l'umanità lava a sinistra, ucori, sicco. C'eri tu. Ma gli intellettuali vanno in giro così? Solo gli intellettuali alluvionati. Mi sono scordata di chiudere la vasca. Sono dimenticato di chiudere la vasca. Lei ci piace fare l'incompreso, la vittima. Ma a me no, va bene? Io per me voglio una vita diversa. La voglio felice e rumorosa. Lei la sua professione la rifiuta? No, 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 il mio mestiere è una mia scelta. Io sono buttana per scelta. Bene. Dobbiamo invitare a cena il produttore Gargiulo. Noi facciamo che io sono sua moglie. Secondo lei io spingo mia moglie tra i braccia di Gargiulo? Ma io non sono sua moglie. Ma Gargiulo non lo sa, penserebbe di essere andata a letto con mia moglie. E io sta proposta, proprio questo genere di proposta, non lo posso accettare. La moglie no. Casomai la sorella.